A distanza di molto tempo abbiamo saputo invece quello che era successo, cioè che erano uscite le leggi razziali nel 1938. Furono rastrellati in varie località della Romagna. Tornò uno solo di loro, morente. A Teresi, appena qualcuno arriva qui, ogni cosa gli sembra strana. Come? Devo coricarmi per terra? Questa mattina, alle ore 6:30, le truppe tedesche hanno varcato il confine cecoslovacco. È proibito frequentare caffè, cinematografi, teatri, parchi giochi, giardini pubblici. Tra l'altro è arrivata anche un'ordinanza che mi ha toccato moltissimo, l'esclusione della gioventù ebraica dalle scuole pubbliche. 1 settembre 1939. È scoppiata la guerra. Creato all'interno di una cittadina fortificata a circa 60 km da Praga, Terezin svolse una particolare funzione di propaganda. Era una sorta di fittizio ghetto modello da presentare al mondo per occultare lo sterminio in atto. Un luogo di transito per i campi di messa a morte situati nell'est Europa. Abbiamo cuccette a tre piani. Sopra cuccette piene di pulci e cimici si può ancora riuscire a vivere. Senza cibo va un po' peggio. A Terezin c'erano molti artisti e uomini di scienze. Hanno fatto musica e secondo me era una specie di rivolta dell'anima. Si poteva dimostrare che eravamo ancora esseri umani. Addio ragazze, addio alla 24. Ne fonderemo un'altra, a Birkenau o chissà dove. Ma qui non ho visto nessuna farfalla. Quella dell'ultima volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Le farfalle non vivono nel ghetto. Le farfalle non vivono nel ghetto.